No, ma il triplo. Facciamo una da... Vado a vedere il buco. Allora, il buco di viso, o Pertus du Viso, lungo 1,75 m ed alto in media 2 m, fu la prima galleria scavata nelle Alpi. Fu realizzata tra il 1475 e il 1480 per ordine del marchese Ludovico II di Saluzzo, al fine di evitare i ripidi e pericolosi pendii terminali che conducono al colle delle traversette. Il tunnel si rivelò molto utile perché in quell'epoca rese floridi ricchi traffici e movimenti tra l'Italia e la Francia, in particolare del sale. A causa delle continue frane, specie sul versante francese all'interno, la galleria rimase per lunghi periodi ostruita e a più riprese non mancarono gli interventi per renderla agibile. Gli ultimi furono effettuati nel 1907 a cura del CAI di Saluzzo e più recentemente a cura e spese del Lions Club di Torino. The end. Tu hai la luce, amico mio. Eh? Tu hai la luce. Qualcuno c'ha la luce davanti, se no. Io lo so. Sì, senti, ma scatti una. Penso che poi da sopra. Ancora più bello, no? Un po' che larga che ci piova anche sì, sì. Ah, questo qui cos'è? Vedi, 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 v